stato sicuramente un anno non facile, un anno in cui abbiamo dovuto, diciamo così, dimostrare tutta la nostra organizzazione, tutto il nostro sistema, tutta la nostra forza. È un anno di soddisfazione perché comunque siamo riusciti a tenere le posizioni, questo penso sia una cosa importante. Sicuramente però il futuro ci riserva tantissimo lavoro in funzione dei mercati, in funzione della qualità dei prodotti, in funzione del lavoro sull'ambiente, sul rispetto dell'ambiente, sulla salubrità dei nostri prodotti, sulla salubrità dell'ambiente in cui operiamo. Il mondo agricolo già da anni lavora in questo senso, sia sulla qualità che sull'ambiente, però dovremo fare ancora molto. Dovremo implementare ancora di più i mercati esteri, dove siamo già abbastanza, diciamo così, piazzati, però sicuramente c'è ancora tanto da fare. Dovremo lavorare anche sull'interno, dovremo riuscire a mantenere competitive le nostre cooperative, a dare forza al primo grado, perché il primo grado è espressione di territorio, è tessuto sociale ed è, penso, un modo importantissimo per lavorare per il bene comune. Dal punto di vista delle diverse cooperative, quali sono quelle che tengono meglio in base ai prodotti, in base appunto all'export, all'ambiente, quali quelle invece che arrancano un po' di più e dovranno cercare di fare uno sforzo? Ma diciamo che il sistema nella globalità ha dimostrato forza e dinamicità. Sicuramente il vino è il prodotto che ha la maggior percentuale di export, però stanno acquistando posizioni anche i settori dell'ortofrutta e a seguire il lattiero caseario e i piccoli frutti. Ovviamente il vino è quello che già da anni si è affacciato su questi mercati esteri a livello internazionale ed è quello che fa i numeri maggiori, però diciamo che l'indirizzo verso l'export è un po' di tutti i settori. Ovviamente non possiamo vincere all'estero se non siamo forti in provincia e a livello nazionale, per cui un grande lavoro anche in tal senso. C'è stata anche una novità quest'anno che ha riguardato le mele negli Stati Uniti. Certo, le mele, abbiamo iniziato l'esportazione delle mele negli Stati Uniti, è un mercato nuovo, è un mercato che andrà sicuramente implementato, ma mercati nuovi ci sono anche nel settore vino, i paesi, la Cina, il Giappone, i paesi dell'est, sono tutti mercati nuovi, mercati difficili che non daranno sicuramente soddisfazioni congrue nel breve periodo, però fa parte del lavoro nel medio-lungo termine.